Sabato Santo, chef in testa, siamo un po' tristi, la settimana di Passione di Cristo. Beh, basta pregare un po' di più e vediamo, le cose vanno sempre meglio. Mi raccomando, allora stasera è Sabato Santo, che cosa facciamo? Fra un casatiello, una pastiera, insomma, questo periodo che ci dobbiamo schiattare il fegato. Come ce lo schiattiamo stasera? Facciamo una cena veramente carina. Abbiamo preso dai nostri macellai di fiducia, Enzo e Lello, della macelleria Ferraro, il muscolo, la parte del bicipite. Della bestia, dell'animale, della bestiola, è meglio così. Questa è una parte meravigliosa. Generalmente voi lo utilizzate per fare la genovese, per fare lo spezzatino, che ha lunghissima cottura. Noi stasera invece lo vogliamo fare in padella con lo scalogno, un po' di aglianico di quello buono, fatto per bene, e dei gambetti di prezzemolo. Vediamo che cosa esce. La prima cosa da fare è iniziare a sigillare la carne, quindi facciamoci un po' di posto, trallallino trallallà, così. Prendiamo i nostri pezzettini di carne e chiaramente ci andiamo a fare dei medaglioni abbastanza doppi, quindi la parte così. Guardate qua, queste nervature sono spettacolari, perché il grasso che poi si scioglie rende la carne estremamente morbida. Ecco qua, questa è la dimensione giusta. Ok, ovviamente c'è un po' di nervetto alla fine, che chiaramente questo sarà diciamo, viene definito la corazza, che è la parte che copre e protegge la carne dalle lunghe cotture. Noi questo pezzo lo andremo a sigillare in padella, ok? Questo compreso gli altri. Ci vediamo fra poco. Questo è il risultato dei nostri pezzi. Mettiamo dell'olio extravergine, questo è di ottima qualità, questo viene da Gubbio. Salutiamo i nostri amici di Gubbio, Daniela, Gianluca, pure Teresa, ma finirò. Ecco qua, bella dose abbondante. Accendiamo sotto. Una volta, ecco qua, e aspettiamo che si riscalda l'olio. L'olio si è riscaldato, iniziamo ad appoggiare i nostri pezzettini di carne, così. Vedete come canta la padella? E ora aspettiamo che si rosola e poi ci vediamo dopo. Quello, mentre sfrigola e chiaramente si sigilla la nostra carne, iniziamo a prepararci la parte un po' più noiosa, il nostro scalogno. Lo apriamo, attenzione che rotola, questo si chiama scalogno rotolante. Così lo apriamo e lo tagliamo in maniera un po' doppia, così. Perché poi in cottura lo vogliamo sentire. Ok, ci vediamo quando li abbiamo tagliati tutti. Adesso, prima di girarli, ci andiamo a mettere dei gambetti di prezzemolo tritati in questo modo. Ok, il resto poi del prezzemolo ce lo teniamo poi per la guarnizione del piatto. Ok, quindi noi prendiamo i nostri gambetti e ci mettiamo qui, così. E voilà. Poi ci mettiamo. Abbiamo preparato lo scalogno. Che facciamo? Prima giriamo la nostra carne, quindi rialziamo la fiamma. Vediamo che si è preparato. Guardate che bella crosticina che si è fatta, ragazzi. Favoloso. Ok. Giriamo la nostra carne, così. Poi non è un piatto, devo dire, diciamo, dove ci vuole molto tempo, però ci vuole il tempo che ci vuole, come in tutte le cose. Ok, adesso che facciamo? Prendiamo i nostri scogli,
e li mettiamo sopra. Ne devono essere tanti, perché sennò il sapore non va là. Così. E adesso, ultima tappa del nostro giro, così. E questa prendiamo del sale doppio e andiamo alla salt bay, così. Come se piovesse. Un po' di sale in più, se ci piace. Ecco. Lo lasciamo chiaramente andare a fiamma alta per 5 minuti, poi lo copriamo, abbassiamo la fiamma e ci vediamo fra 10 minuti. Ok, aumentiamo la fiamma e mettiamo il nostro aglianico dentro, così. Ok, lasciamo sfumare l'alcol, fiamma molto elevata. Il vino l'abbiamo tenuto a temperatura ambiente, non freddo, sennò c'è uno shock termico, non va bene. E come si fa questa schiumetta bella che si va a addensare con i rumori della carne e diventerà una cremina veramente deliziosa. Così. Profumo fantastico. Ok, allora, adesso che facciamo? Questo deve cuocere almeno una ventina di minuti, quarto d'ora, 20 minuti. Fiamma bassa, coperchio sopra e andatevi a fare un giro. Ok, 25 minuti sono passati, vediamo un po' che cosa abbiamo fatto. E voilà, voilà. Amazing. Guarda che spettacolo, eh? Allora, andiamoci a scegliere i pezzi più belli. Allora, questo lo mettiamo qua, questo lo mettiamo qua, così, e poi ce ne prendiamo anche un altro pezzo che verrà qua. Ok, poi ci prendiamo un bel cucchiaio. E ci andiamo a mettere il nostro sughetto con lo scalogno che ci deve andare sopra, così. Ecco qua. Ancora un po' di sughetto così. Pardon. Poi, secondo me ci sta bene un po' di prezzemolo, così. A cascata, una cascatella. E voilà. Ok, se vogliamo proprio essere di quelli frufru, gelatina di pepe. E voilà, signore e signori, questo bellissimo vitello manzo, insomma, è tutto vostro. Noi vi auguriamo buona Pasqua. E mi raccomando, non mancate alla messa, anche virtuale, ma preghiamo tutti qua insieme perché è molto importante. Santa Pasqua a tutti voi da Chef in Testa.